C'è il convenzione di incapace con questa accusa che i finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due donne, madre e figlia, residenti nel comune di Albenga. Tra gli episodi contestati, in un arco temporale ristretto, i danni di tre anziani indotti a redigere un testamento olografo con beneficiari il marito e la più giovane delle due donne, con un profitto di oltre 1.300.000 euro. Le vittime non erano legate da vincolo di parentela e spesso si trattava di persone anziane e sole che, sofferenti e turbate da recenti lutti, apparivano del tutto vulnerabili.